Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Orbit Industries, un gioco che su Steam uscirà ad aprile. Adesso non so dirvi ancora il prezzo perché è ancora in anteprima. Mi è sembrato interessante anche il fatto che l'ho potuto attivare in modalità ray tracing. Non so quanto cambi poi dal gioco a livello di ombra, a livello di riflessi, ma lo proviamo dall'inizio perché il gioco è in italiano e per metà, nel senso che ci sono alcune fasi del tutorial che diciamo non sono ancora tradotte. Abbiamo diverse missioni, dall'illimitato, quindi costruire la stazione come vogliamo noi, e il creativo, dove abbiamo limiti di tempo, non abbiamo limiti di tempo, denaro, e poi altri scenari. Io inizio il primo: non c'è tempo per la cautela, una chiara citazione a Interstellar, tra cui segue anche la bellissima canzone di la musica di Hans Zimmer. Comunque lo iniziamo e ve lo faccio vedere perché l'ho iniziato, mi è piaciuto e ho detto ci facciamo un video. Buongiorno comandante, questo briefing ti guiderà attraverso i compiti principali in Orbit Industries. Vedete alternato inglese e italiano. Il tuo compito è ampliare questa stazione e produrre risorse. Le risorse servono per generare profitti attraverso i progetti. Tra l'altro la prima volta non me ne ero manco accorto che era shiftato in inglese la seconda frase, perché alla fine... Allora, questa è la nostra stazione. C'erano due livelli di difficoltà, a livello di economico e di imprevisti. Però adesso noi... i menu principali sono questi qui. È abbastanza grezzo come menu e non è molto intuitivo, infatti adesso vi farò vedere anche cosa ho capito. Abbiamo la nostra stazione, il gioco ci spiega che premendo su IGS, ma premendo non succede niente, dobbiamo premere il tasto 3, apriamo questa finestra. In questa visuale vediamo tutti i progetti che abbiamo disponibili, che possiamo costruire. Completando i progetti possiamo generare profitti o sbloccare nuove tecnologie. L'icona del progetto, in questo caso questa, ci dice che cosa ci serve per poterlo realizzare. Se un componente manca, viene mostrato in grigio. Quindi vedete che in questo caso serve questo, che è il lab, il verde, ma ci manca anche questo che sembra questa ruota, questo mirino, che è un CIN. Allora dobbiamo costruirlo per poter abilitare questo progetto. Quindi andiamo sulla visuale esterna, VES, visuale esterna. La stazione può essere estesa dai connettori. Vedete che ci sono connettori blu e connettori gialli. In questo caso possiamo andare a piazzarla in un punto. Possiamo cliccare su un modulo e poi sul connettore blu. Ok, e vedete che si apre questo. In questo menu, devo ancora capire bene tutti i connettori, ma sono in pratica quelli che abbiamo visto qui, possiamo andare a costruire l'edificio che vogliamo. Possiamo fare la difesa, in questo caso CIN, che è quello che ci serviva, e ci dà la forma. Qualora avessimo dei problemi, nel senso che avessimo costruito magari questa, esempio, l'avessimo costruita qui e questa collidesse con quest'altro edificio, diventerebbe rosso e quindi sceglieremmo un altro punto. Io adesso la metto qui, che va bene, e do conferma. In questo caso abbiamo costruito. Ci avrà richiesto anche dei materiali. I moduli che producono risorse hanno bisogno di essere connesse per funzionare. Passa alla visuale astratta, che è quella che avete, se vi siete informati sul gioco lo conoscevate già, quella che avete sicuramente visto già anche su Steam sotto forma di screenshot, che non è molto chiara, infatti l'andiamo a vedere. L'SCS, questi sono gli schemi, la modalità teorica. In sintesi, qua possiamo controllare quali risorse sono prodotte, da chi, e vedere se un sistema è connesso completamente. Ora vediamo. Abbiamo la capsula abitativa, che al momento non è connessa, ma questo è un dettaglio. Clicchiamo sui sistemi da utilizzare, che sono quelli che non abbiamo ancora connesso. Però prima ancora di fare questo, vediamo qui sotto forma di questi simpatici circuiti che mi ricordano un po' anche Stormworks, abbiamo la batteria al trizio che produce appunto energia. L'energia dove va? Abbiamo questo edificio che è il controllo ambientale, quindi una sorta di, appunto, riconosciamo anche l'icona, questa sfera, diciamo, con questo nuvole staccionata e questo prato, e ha bisogno di batteria. Per l'ingresso della batteria lui ci emette appunto questa icona, questa risorsa qui. Abbiamo anche la camera di equilibrio che ci produce quest'altra cosa, che non so cosa sia effettivamente, magari la pressione atmosferica magari, e anch'essa ha bisogno però di energia, quindi la batteria al trizio, e anche di
questa cosa qui, il controllo ambientale. Quindi per funzionare ha bisogno di controllo ambientale e energia e produce questa risorsa qui. Abbiamo infine il laboratorio che richiede tutte e tre le risorse insieme, quindi abbiamo l'energia della batteria, abbiamo il sistema di controllo ambientale e abbiamo quello che arriva dalla camera di equilibrio. E in questo caso il laboratorio è funzionante e ci produce il simbolino qui che credo non abbia un'uscita, quello del simbolo del laboratorio, perché probabilmente saranno punti di ricerca, insomma, e va bene. Allora, in questo caso andiamo. No, ho dei problemi a controllare il coso. Selezioniamo il nostro modulo. Devo ancora capire, ok, come girarlo. Io lo metterei così. E in questo caso, vedete che questi sistemi richiedono anch'essi delle cose. Vedete che in basso a destra, vedete che input ci dà, in questo caso. Ci viene chiesto come i valori di input, energia, la stabilità e il controllo ambientale. E l'output esce quel simbolino lì, vedete qui, il simbolino rosso che è questo alla fine. Quindi valori di errore non so ancora cosa siano, ma magari lo esploreremo. Il tempo è al momento fermato, quindi dobbiamo attivarlo. Quindi in questo caso premiamo qui e andiamo a collegarlo. Dove viene prodotto, andiamo subito a dividere in modo che diventa tutto più comodo. È un collegamento un po' così, sarebbe stato bello metterlo speculare in modo da non far incrociare le linee, non che succeda niente, ma è una questione di ordine. Attiviamo il tempo che è stato disabilitato al momento e intanto vediamo che la nostra piattaforma al centro di informazione viene messo in funzione. Il centro di informazione è collegato, ora puoi accettare progetti a esso collegati. Perfetto, torniamo a IGS. Quindi vedete che ora questo edificio è costruibile perché abbiamo costruito questo, è il centro di informazione e l'abbiamo correttamente collegato. Ci viene richiesto database del progetto, si posizione aperta, sì, abbiamo un contratto di questo tipo. Manutenzione di vari hardware, quindi posizioniamoci sopra. E lo cominciamo. L'elaborazione di un progetto richiede tempo, puoi visualizzare i progressi selezionando le schede con i filtri sulla sinistra. Ok, allora. Chiudi. Ok, è un errore di traduzione. D'ora in poi saranno disponibili ulteriori progetti. Segui i progetti della missione per raggiungere. Ok. Comandante, una nave che stava pattugliando i confini di Galgar ha trovato una nave distrutta. Non sono riuscita a determinare il modello e la specie di origine. Ci hanno chiesto di esaminare il relitto. Ok. Torniamo al visuale esterna. Vediamo se c'è qualcosa da vedere. Vediamo. No, avremo sicuramente qualcosa nei progetti. Panoramica stazione, no. Atena, Trastevere. Appalti, sì, abbiamo contratti, ne abbiamo tanti. Ricerca, niente. Missione, relitto di una nave. Però possiamo dare un'occhiata ai contratti che poi ci pagano in soldi. Abbiamo. Ah, qua si può iniziare. Ah, ok, ho capito. Recupero in ambiente pericoloso. Ok, possiamo iniziarla. Facciamo questa missioncina qui. Inizia. Attivo. Questo. Ah, ok. Possiamo accelerare. Cioè, sono queste missioni a tempo che se abbiamo le nostre risorse qui possiamo andare a completare per guadagnare soldi. In questo caso ci pagano 1170. Però dobbiamo andare a fare la missione, quindi adesso diamo un'occhiata. Gli edifici sembrano essere tanti. Andrà sicuramente approfondito perché è abbastanza complesso almeno all'inizio, ma mi sorprende il fatto che sia comunque in italiano. Adesso aspettiamo la fine di questa ricerca, che poi i contatti, cavoli, sono tanti, tanti, e adesso vedete che non è disponibile questo perché abbiamo il modulo occupato. E nuovo motori per un nuovo prototipo di shuttle. Ok, possiamo. Però ci serve quest'altro edificio qui, che è questo, AM. Che sia un materiale. Boh. Vabbè, intanto andiamo su attivo.
96, 97, 98, 99, adesso è completo, ci sarà chiudi. Pronto. Ok. Pronto. Chiudi. Ok. Andiamo a fare la missione. Allora, inizia. Ok. La squadra di recupero è stata inviata. Dovrebbero tornare tra pochi istanti con i risultati. Perfetto. Vediamo la missione attiva. Acceleriamo il tempo, vabbè, mettiamo un... sì, per 3 al massimo. Vedete che intanto i soldi stanno scendendo, quindi ci sta costando questa stazione. Siamo al 26%, vediamo lo stato, vedete che intanto sta producendo. Non ho ancora collegato le capsule abitative, probabilmente perché non ho gente a bordo. E diventerà interessante la cosa. È un po' confusionario il menu perché l'SCS, che è lo schema, è questo menu qui. Possiamo espandere il sistema e vedere l'efficienza dei vari componenti. La visuale esterna è questa, e poi IGS è una panoramica che ci permette di passare dalla gestione della panoramica, gli appalti e la panoramica finanziaria. Siamo in perdita, stiamo scendendo come... Non abbiamo cose che ci forniscono soldi al momento. Intanto andiamo avanti con il completamento di questa missione. Adesso ci mette quello. Siamo già al massimo della velocità. 93%, no, adesso ce la facciamo e vediamo che cosa guadagniamo. Comandante, la squadra di soccorso ha esaminato il relitto, è tornata. I risultati sono disponibili nella consultazione dell'IGS. Sì. Come faccio a vederlo? Chiudi. Comandante. La squadra di recupero ha trovato un nucleo dati criptato nella nave sconosciuta. A parte quello, non c'era nient'altro di recuperabile. Dovremmo incaricare i nostri scienziati di decifrare il nucleo dati il prima possibile. Perfetto, allora andiamo di nuovo sulla missione. Dati criptati. E abbiamo tutto per poterla fare, quindi la avviamo. I nostri migliori ingegneri hanno iniziato a decifrare il nucleo criptato. A una prima occhiata, la crittografia utilizzata non corrisponde a nessun algoritmo conosciuto. Ci vorrà un po' di tempo. Va bene, siamo intanto al 20%, quindi non abbiamo altro da fare, quindi abbastanza d'attesa ora il gioco. Il laboratorio, vedete che qua dice CIN, quindi il sistema che abbiamo costruito prima, e ne abbiamo totale 1 in utilità 1, significa che lo stiamo utilizzando, mentre il laboratorio non ancora, quindi non so effettivamente. Però so solo che nella panoramica finanziaria tecnicamente abbiamo i costi di manutenzione che sono quelli che ci stanno facendo abbassare tutto. Costi di costruzione al momento non abbiamo, rata niente, ricompense nulla, prestiti neanche. Qua non abbiamo niente. Ah no, abbiamo ricompense, ne abbiamo 6.200. Prestiti niente, rate niente. Rate saranno legate al prestito, ma possiamo qua sotto chiedere prestiti alla banca. Disponibili, ah, vanno a tempo, bello. Vabbè, torniamo agli appalti, vediamo come sta andando la nostra missione. 90%, a breve cripteremo i dati e vedremo che cosa troveremo. Poi, se andate a vedere anche su, vabbè, le immagini di gioco, le immagini su Steam, si vedono delle stazioni ultra complesse. Ci sono ottime notizie, comandante. I nostri ingegneri sono riusciti a decifrare il nucleo dati recuperato. I risultati sono disponibili per la consultazione dell'IGS. Saranno qua. Dettagli della risorsa. No. L'altro cos'era? Acqua antimateria. No, avevo visto qualcosa che mi incuriosiva. Vabbè. Niente, torniamo agli appalti e completiamo la missione. La selezioniamo, la chiudiamo. Comandante, decriptare i dati è stato un compito arduo per tutto il personale coinvolto, ma le informazioni estratte non sono altro che la punta dell'iceberg. Contro ogni aspettativa... fammelo leggere però. Cazzabubbolo. Vabbè, IGS. Andiamo a vedere se abbiamo qualche info. Su quello che ci hanno detto. No, dettagli... No. Glossario del modulo. Ah, qua possiamo vedere Water Renewal Membrane. Vabbè, non mi interessa al momento. Vediamo la missione. Vabbè, non so cosa stiamo facendo. Ok, l'abbiamo qua. Contro ogni aspettativa, il nucleo dati conteneva non solo registri di bordo, coordinate e mappatura di area di equipaggio, ma anche alcuni dati erano irrecuperabili. Anche se alcuni dati erano irrecuperabili. Buona parte delle informazioni costituiva una piccola
una raccolta di conoscenze culturali, storiche e tecnologiche. È necessario confrontare attentamente i dati per identificare eventuali somiglianze con quelli già noti. Però in questo caso non possiamo farlo, perché ci serve questo edificio qua. Non possiamo sbloccare questa informazione perché non abbiamo l'edificio, quindi... dobbiamo andare a costruire qualcosa che ci faccia quel simbolino lì. Voglio ricapitolare un secondo che tipo di simbolo mi serve, che sia quello che sembra degli atomi che girano, insomma un sistema solare, non lo so. Andiamo alla visuale esterna, prendiamo un punto che magari potrebbe essere interessante. Questo? O un punto giallo? No, non lo so. Informazioni danno fastidio. Allora. Personale. No, non abbiamo. No. Cioè, tra l'altro potremmo anche collegare la capsula abitativa adesso, dato che. Vediamo se possiamo farlo. Tac. E colleghiamo anche la. Questa. Così attiviamo anche la capsula abitativa che era disattivata senza motivo. Ma non lo so, visuale esterna. No, non me lo costruisce. Ah, ma perché sono propulsori, capirla. No. E non me lo fa, non mi fa andare avanti. Adesso ci studio un attimo e vediamo. Ok, mi è rimasto aperto il menu, possiamo andare a vedere se riusciamo a fare, ok, il centro di commercio, ci serve AM, costi di costruzione, ok, bello questo centro qui, confermo, e lo andiamo a costruire. Ho costruito l'amministrazione, sembrava ammoniaca, no, è amministrazione. Ora dobbiamo andare a vedere gli schemi e vedere che cosa serve all'amministrazione, per quanto capsula abitativa... Ok, 83%. Andiamo a mettere sistemi di amministrazione. Lo mettiamo magari girandolo così. Quindi questo lì. Ogni sistema ha i suoi costi di posizionamento. The global income and expenditure of your station is listed inside the station management interface in the tab finance overview. Sì, vabbè, in sintesi sì, ci dice che dobbiamo amministrare tutto. Intanto colleghiamo e abbiamo la nostra stazione, la nostra amministrazione che produce questo simbolino qui, che sta iniziando a funzionare. Voglio vedere l'efficienza della batteria. La batteria ormai sta andando al 100%, probabilmente non ci basterà per alimentare tutto, però a questo punto possiamo andare, adesso scusate ma devo uscire, non ho ancora fatto bene... confidenza con le interfacce di gioco. Il team di amministrazione ha iniziato a esaminare e categorizzare le enormi quantità di dati. Ok, stiamo esplorando adesso questa nuova missione. Sì, diciamo che non c'è molta azione in questo titolo. Si va ad amministrare risorse, si va ad amministrare energia, si vanno a fare queste missioni qui. Poi nel caso in cui dovessero mancare i soldi ci buttiamo a fare dei contratti che sembrano un po' quelle quest che davano al computer in Mad Games Tycoon, dove ti mettevi a lavorare per tot giorni per guadagnare due soldi in più, un po' un exploit per non fallire. Anche se l'aver attivato adesso il modulo abitativo che era disattivato prima potrebbe avermi abbassato parecchio le risorse.
Anche se non capisco perché era disattivato. Ci sono alcune cose che non sono proprio ancora chiarissime del titolo, però lo stiamo un po' così provando insieme per trarne una conclusione. Non so dirvi il prezzo, il gioco è in early access, quindi quello che sto provando adesso non è minimamente la versione finita del gioco, perché mancano ancora diversi giorni. Adesso che lo sto provando, uscirà verso più o meno la metà di aprile, lo sto provando a fine marzo. Quindi vediamo un attimo adesso che cosa succede, perché i menu bene o male li abbiamo visti tutti, i soldi scendono, ci costa 3 di manutenzione adesso credo, sì è aumentata, l'aver costruito un nuovo edificio ha aumentato il costo di manutenzione, vabbè massimo chiederemo un prestito, qua funziona. Comandante, l'amministrazione ha esaminato e categorizzato le informazioni nucleo dati, dobbiamo vedere quello che hanno trovato, ok, quindi bisogna cliccare qui, andare. Dal confronto dei dati è emerso che il 92% delle informazioni cifrabili erano già note, 8% di informazioni nuove. I dati estratti dal nucleo riguardanti la posizione della nuova stella hanno rivelato che la nave proviene da una regione inesplorata. Ok, considerata l'origine dei dati, puoi decidere come agire con le nuove conoscenze acquisite. Occorre formare una commissione di consulenti esterni, esperti e autorità. Ok. Va bene. Non possiamo farlo questo. Ci serve un altro tipo di amministrazione, credo, quindi visuale esterna. Clicchiamo qui, clicchiamo ancora qui, vedete che adesso lo apre e bisogna uscire dal menu. Però non abbiamo quel tipo di amministrazione che volevamo, perché è un'altra cosa, un'altra ricerca. Non so adesso se abbiamo qualcosa da ricercare. Comunque ci chiede, questi due li abbiamo, questo l'abbiamo, questo no. E ce lo mostra in un altro colore, ma non so perché. Non so che cosa sia quest'altra cosa qui. Cioè, più che altro non me lo dice nemmeno, è quello il problema. È che giocando solo a simboli non è facile. Le ricompense sono abbastanza bassine adesso. La commissione. Commissione consulenti esterni. Vabbè. Vediamo negli schemi che cosa c'è con questo centro di. Questo produce questo. L'amministrazione. Non lo so, sapete? Non lo so. Torniamo alla visuale esterna e provo ad andare su questo coso giallo e vediamo che cosa mi produce lì. Rete principale. Costruzione, perché se io clicco su questi mi fa scegliere uno di questi, personale, il laboratorio, il commercio e tutto il resto, ma se clicco su questi no, sono i sistemi principali, posso costruire un altro centro, ok, capito, no però non ce l'abbiamo il C, allora questo ce l'abbiamo, centro di equilibrio. Che questi sono i vari snodi che ci If there are permette two or more blue connectors on a preview module, you can choose between them. di. Ok, infatti ci dice in quali dei due possiamo piazzare. Ah no, possiamo costruire dei prolungamenti per la stazione. Ma al momento non ci serve niente, cioè, ci servirebbe un altro sistema che al momento non abbiamo. Non lo so, vedete che questo ci fa costruire un altro con due agganci gialli, perché i gialli sono per i sistemi di sopravvivenza. No, non riesco a capire. Tab informazioni. Costruito. Sì, qua è un riassunto, non è diciamo un consiglio. Nuovo progetto disponibile. La commissione. È la missione che stiamo facendo. Infatti. Però non capisco, ce ne servirà un altro, boh, io ne piazzo un altro, giusto per sicurezza, vediamo un attimino cosa succede. Adesso piazzo un altro di commercio, vedete che è rosso, non me lo fa mettere, quindi provo a metterlo qui, non me lo fa mettere neanche lì, me lo fa mettere qua, penso di sì, qui sì. Sì, infatti, costruisci. Perfetto. Ma non credo che.
un altro di amministrazione mi faccia, mi cambi la vita, perché adesso io lo metto lì, poi prendo questo, vado lì, prendo questo, vado lì, prendo questo, vado lì. No, no, questo non funziona. No, funziona, funziona, funziona. Ma non credo sia questo, sapete? Adesso continuo a sbagliare tasto, ma IGS. Sì, me lo fa. Me lo fa. Me ne servivano due. Due di amministrazione. È stata avviata la procedura per la formazione di una commissione. È interessante perché sembra un classico di base building, ma terribilmente guidato da una storia. Non che abbiamo fatto molto di complicato ora, sicuramente ci saranno missioni che ci consentiranno di dover sopravvivere di più. E questa visuale qui è assolutamente inutile, nel senso che poi qua vediamo come viene la base, ma non credo poi ci sia effettivamente una differenza tra il farlo di un tipo piuttosto che di un altro. Il gioco è senz'altro intrigante. Attendo vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi ha stupito, se ve lo aspettavate, insomma se vi ho fatto scoprire qualcosa di interessante. Non abbiamo visto granché, dico la verità, abbiamo fatto qualche missioncina, ma ce ne vorrà un po' per finirlo, perché per andare avanti, perché anzi, prima di lasciarci vediamo cosa succede alla fine di questa missione. Ecco, c'è stato un problema, ecco, i famosi problemi, vedete che è fermo, sono andato a indagare e praticamente sullo schema si è scollegata questa. Quindi probabilmente la batteria non ce la fa ad alimentare tutto. Mi servirà prendermi un'altra batteria. Adesso, magari, stiamo finendo anche i soldi, a dire la verità, però vorrei provare a vedere se qui, nel coso giallo, possiamo farci un'altra batteria. Ok, abbiamo piazzato un'altra batteria, quindi sugli schematici dovremo piazzarla, ormai inizio ad essere esperto, un'altra batteria al trizio che esce e alimenta questa direttamente, quindi eliminiamo questa se si riesce a space connetti e scannulla. No, vorrei eliminare via questa ma non so come si fa. Vabbè, adesso abbiamo un'altra produzione, quindi siamo un pochino più tranquilli, perché questa... Cavoli, stanno funzionando al massimo tutte e due. Comunque, dovremo finire adesso, breve, penso. Sì, 93%, attendiamo la fine del... Ah, si è fermato di nuovo? Perché si è fermato? Iniziano ad esserci dei problemi. No, non ci sono dei problemi. Vediamo un attimo, camera di equilibrio funziona. Ok, ce l'abbiamo fatta. La commissione ha completato l'analisi. Ok, andiamo nell'IGS e vediamo. Ok, no, abbiamo completato. Perfetto. Ulteriore analisi hanno rivelato un composto energetico subatomico estremamente avanzato. Ok, Omega Q. È un raro minerale metallico, richiede la costruzione di una miniera per iniziare a produrre Omega Q. Quindi abbiamo la necessità di costruire questo edificio. La miniera sulla stazione. Vabbè, vediamo che cosa si può fare, se si può fare qualcosa. Non abbiamo sicuramente la miniera. Dobbiamo... No, vediamo un attimo se c'è qualcosa di nuovo. No, dobbiamo fare questa cosa qui. Non so dove si trovi effettivamente, non ne ho idea. È quel simbolino che sembra un tipo delle due carte, ma bisognerà sicuramente indagare andando avanti. Comunque, ora, concludiamo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché è veramente, veramente intrigantissimo come titolo. Adesso non so se si dovrà costruire anche da qualche altra parte, però qua vedete che stanno partendo delle navi
è partito adesso quel satellite, è andato via, probabilmente riceviamo merci con quello. Quindi a livello di animazione non è neanche male, devo dire la verità. Vabbè, insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.